che immaginavano e hanno rischiato per un ideale. A loro va il nostro pensiero. Samuel Dante, di Nanni Lugina e di Nanni Loredana. Quattro ombre che avanzano lungo la riva destra dell'Ostura. Si aprono la via tra i cespugli, strisciano nell'erba bagnata. Sfuggendo sempre di un niente ai riflettori che i ingegneri tedeschi manovrano dal ponte. Io sono tra queste quattro ombre. Andiamo ad assaltare la stazione radio fascista. Tra poco le antenne da cui partono quei fischi strazianti e il grattare rauco andranno in pezzi. Il carico che piega le sue gambe è l'ingiustizia. La vita è dura per Dante di Nanni. La vita è dura per Dante di Nanni. Quando vidi il partigiano per la prima volta, avevo i capelli corti come la pelliccia di un castoro, ed è così che mi sentivo, mentre lui mi fissava come uno strano animale. Me li tagliavano in prigione, ma ormai sono quasi ricresciuti, vedi? La ragazza, Maria, lo disse passandosi una mano sulla testa, così. Per un attimo i capelli le si appiattirono sotto le dita e poi si sollevarono di nuovo. Quello era il mio modo di pettinarmi, ma anche una specie di diario. 3 mesi. La lunghezza dei capelli mi diceva che erano passati 3 mesi da quando i partigiani avevano fatto saltare la prigione e mi avevano portato tra le colline, in mezzo alle ginestre e all'erica alta fino al petto. Il partigiano disse di chiamarsi Dante. Veniva dalla città. Era uno di quelli che dovevano far saltare la stazione radio. Li stavamo aspettando. Sai, anche mio padre è stato partigiano. Si è ucciso per non cadere in mano ai fascisti, per non essere torturato. Mio padre, lui invece non riuscì a ottenere un'arma. Sono molto contenta che tuo padre abbia avuto questa fortuna. Già, fu proprio una fortuna. E mentre lo diceva, il partigiano allungò una mano verso di me e mi accarezzò la testa. Fin dal primo momento avevo desiderato farlo. La ragazza si stirò contro la mia mano come fanno i gatti, e alzò gli occhi sorridendo, ed io mi sentii scorrere tra le dita capelli corti e ruvidi, ma setosi. Mi venne in mente un campo di grano al vento sul fianco della collina. Pensavo già al problema della stazione radio che dovevo far saltare. Il partigiano guardava oltre l'Ostura, verso la riva destra, come se da quel punto dipendesse il destino di tutti noi. Immaginavo di collocare le cariche al buio e cominciavo a pensare a tutte le cose che potevano succedere, che potevano andare storte. Mio padre era il sindaco del paese ed era un bravo uomo. Poi la ragazza riprese a parlare e stavolta c'era qualcosa di diverso negli occhi, nella voce. Qualcosa che mi costrinse ad ascoltarla. Mio padre era il sindaco del paese ed era un bravo uomo. Io l'ho visto mentre lo fucilavano, sai? Gridò, viva la libertà, viva il partito! Era appoggiato al muro del macello quando gli spararono. Mia madre, che stava in piedi contro lo stesso muro, lei invece disse, viva mio marito, che era il sindaco di questo paese. Perché non era nemmeno comunista, mia madre. Era cattolica e perciò aveva potuto gridare solo viva mio padre.
che era steso lì, a faccia in giù, ai suoi piedi. E cosa è successo dopo? Dopo la fucilazione... Non devi dirmelo per forza se non vuoi. Dopo la fucilazione, due uomini mi trascinarono nella bottega del barbiere. Mi misero sulla poltrona, mi tennero ferma. Mentre la ragazza parlava, pensai a quante volte avevo già sentito la stessa storia. Uno dei due uomini mi prese una treccia e la tirò fino a farmi sentire dolore. Poi la treccia mi fu tagliata di netto con un rasoio. Mi vidi nello specchio, con una treccia sola e un mozzicone dove era stata l'altra. Poi tagliò la treccia rimasta, ma senza tirarla. Il rasoio mi fece un piccolo taglio sull'orecchio. Vidi uscire il sangue, guarda. La ragazza mi mostrò una piccola cicatrice dietro l'orecchio. L'altro uomo prese le trecce e con quelle mi colpiva in faccia. Poi me le ficcò tutte e due in gola e me le legò strette intorno al collo facendo un nodo dietro, basta, come un bavaglio. Basta. E mentre mi portavano sul retro, inciampai in qualcosa, il corpo del barbiere. E una volta lì dentro mi fecero delle cose che mi sono rimaste impresse persino sul palmo della mano. Una zingara le ha viste, poi mi ha detto: qualunque cosa ci venga fatta è niente se noi non l'accettiamo. E quando qualcuno chiamerà, tutto sarà cancellato. La strinsi a me con quanta dolcezza potevo, ma ero pieno d'odio quanto può esserlo un uomo. Il sole brillava sui miei capelli color grano e sulla curva del collo. Il partigiano mi rovesciò indietro la testa e mi baciò. Ci fu poi per Maria l'odore dell'erica schiacciata, la ruvidezza degli steli piegati sotto la sua testa e il sole che brillava sugli occhi chiusi. Per tutta la vita lui non potrà dimenticare la curva del mio collo. E la testa rovesciata tra le radici dell'erica e le labbra che si muovevano appena. E ogni altra cosa di quel giorno. Non volevo proprio lasciarlo andare, il partigiano. Non dopo quello che è successo tra di noi, dopo le promesse che ci siamo scambiati sul fianco della collina, tra le ginestre e in mezzo all'erica, alta fino al petto. Poco prima che andassi in missione, la ragazza mi stringeva così forte da togliermi il respiro. Io cercavo di tranquillizzarla, di farle capire. Sai, mi diceva il partigiano, è molto importante far saltare quelle antenne. Non possiamo permetterci che i fascisti oscurino Radio Londra. È quasi tutto quello che abbiamo, la radio. È da lì che prendiamo le informazioni. Da quella scatola ci arriva quello che ci serve per strisciare nell'ombra, per colpire il nemico senza essere visti. Da quella scatola, diceva il partigiano, ci arriva una cosa anche più importante delle informazioni. Il coraggio. Il coraggio di resistere, la speranza. E poi, non è mica una missione tanto difficile, sai. Ma io avevo paura lo stesso. È acqua grigia, tra sponde sbianchite. Ehi, guarda che devo solo passare l'ostura. Mica varco l'oceano. Ma lo varcava. Se io sentivo affondarmi nel cuore i becchi di tutti i gabbiani. Quattro ombre nella notte, me li immagino acquattati nel buio, pronti a colpire. Una volta ho chiesto a Vivaldi, com'è possibile che ci fa sempre bene, che i nostri proiettili vanno sempre a segno, mentre quelli dei nemici ci passano fra i capelli. Perché, Vivaldi? Perché siamo italiani, partigiano, e combattiamo contro stranieri o servi. Ho appena collocato le cariche ai piedi delle antenne. Le ho incastrate e legate per bene fra loro. Poi torno nel posto dove ho lasciato la scatola dell'esploditore. E io invece sono qui, lontana da lui. Non faccio altro che pensare a tutte le cose che potrebbero succedere, a tutte quelle che potrebbero andare storte. Il tedesco di guardia fuma tranquillo davanti alla porta della stazione radio. La brace della sigaretta si incendia a tratti e poi si spegne. Non può vedermi.
acquattato nel buio e con l'indice sul pulsante rosso, pronto a schiacciare. Quel tedesco non sa neppure che esisto, mentre io di lui so anche come respira. Vedo cadere le grandi antenne dei fascisti nella notte, illuminate dal bagliore dell'esplosione. Sono cadute per terra come giganti stanchi. E adesso c'è di nuovo l'erba bagnata sulla strada del ritorno e la via aperta fra i cespugli, i riflettori dei tedeschi che frugano nel terreno. Però si muovono in modo diverso rispetto a poche ore fa, non a casaccio, come se stavolta sapessero dove cercare. Perché stavolta qualcosa è andato storto. C'erano tre carabinieri nella stazione radio. Montavano la guardia insieme ai tedeschi. Li abbiamo lasciati andare, prima di far saltare tutto in aria. I riflettori continuano a frugare nell'erba. Li abbiamo risparmiati perché erano italiani, come noi. E loro in cambio ci hanno traditi. Sono subito corsi a dare l'allarme ai tedeschi sul ponte. Ecco perché adesso i riflettori sanno cosa cercare. Si sentono colpi di mitraglia risuonare nel silenzio. Mi sembra che provengano dal ponte, dalla postazione dei tedeschi. Un fascio di luce ci inquadra, passa oltre e torna su di noi. Dovevamo ucciderli, dico a Ivaldi. E lo dico un attimo prima che ci piovano addosso i primi colpi. E poi ancora altri colpi nel cerchio di riflettore che non ci dà scampo, che è fatto di luce, ma che ci segue come fosse un'ombra. Dovevamo ucciderli! Oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva e la vita. Tutto il bene del mondo e oltre il ponte. In una casa che non ho mai visto. Il mio letto è sporco di sangue, del mio sangue. La sedia, quella dove stava Ivaldi, era rimasta vuota. Ieri notte mi ha caricato sulle spalle Ivaldi ed è passato così tra le linee nemico, lui da solo, contro 10, forse 20 tedeschi. Gli altri due compagni non ce l'hanno fatta, sono rimasti in riva all'ostura, inerti come sassi. Alla fine Ivaldi mi ha lasciato qui, in questa casa che non conosco. Ma prima di andarsene mi ha promesso che tornerà con un'autolettiga che arriverà prima dei fascisti, come sempre, no? Io ho fatto finta di credergli. Poi però l'ho fermata sulla porta. Ivaldi, me lo faresti un favore? Tra i compagni che combattono in collina, cerca di Maria e dalle questa foto. No, non è la mia ragazza, ma siamo d'accordo che lo diventerà quando tutto questo sarà finito. L'ho capito appena ho visto Ivaldi venire verso di me e cercare i miei occhi tra quelli dei compagni. Allora ho capito tutto, prima ancora che parlasse. È morto, vero? Il partigiano è morto, parla Ivaldi! Lui ha fatto di no con la testa. Il partigiano è ferito, ha detto. In corpo a 8 proiettili dei tedeschi. Non gli resta molto tempo. Nessuno può farci niente. Ah, Ivaldi, un'ultima cosa. Lasciami lo stemma. Ecco, poggialo qui, ai piedi del letto. È carico, vero? Come dici, Ivaldi? Gli hai lasciato lo stand? Hai fatto bene. Così i fascisti non lo prenderanno vivo. Oh, sono molto contenta che abbia avuto questa fortuna. Sai, mio padre non riuscì a ottenere un'arma. Lo ammazzarono al muro del mattatoio, poi gli ammazzarono mia madre. Addio, Ivaldi. Sei stato un grande compagno. E adesso ammazzeranno anche il partigiano. Ma no, no, non è il mio ragazzo, ma siamo d'accordo che lo diventerà quando tutto questo sarà finito. Ci siamo scambiati questa promessa appena ieri sera. Il partigiano, prima che Ivaldi se ne andasse, volle da lui anche 2 mitra, oltre allo Stein, il sacco degli esplosivi e le bombe a mano, nel caso che i fascisti facciano prima dei soccorsi, disse Ivaldi. Il partigiano non sapeva bene che cosa fare se fossero arrivati prima loro. Una piccola cosa fatta bene. La porta. Ci siamo, pensa il partigiano. Arrivo. Trascinandosi per terra avanza verso l'ingresso. Si schiaccia contro il muro, afferra una bomba a mano e toglie la sicura. Da fuori cercano di abbattere la porta a calci, ma una porta di buon legno robusto che resiste. Il partigiano lascia scattare la leva della bomba e conta. 1, 2, 3 e poi al 4.
apre la serratura. La porta, spinta dall'esterno, si apre di schianto. Appena si apre, il partigiano fa scivolare la bomba sul pianerottolo, poi si appiattisce con la schiena contro la parete. Passa un secondo, e all'esplosione nella tromba delle scale rispondono le urla dei colpiti. Strisciando sui gomiti, in mezzo ai corpi di due fascisti, il partigiano si spinge sul pianerottolo. Fronte poggiata alla ringhiera, può vederne altri due, che corrono giù per le scale. Infila la canna del mitra fra le sbarre e spara. Li vede cadere, come sacchi vuoti. Poi si trascina di nuovo in casa, chiude la porta e la blocca con un tavolo, con delle sedie, con il corpo di un fascista volato dentro per l'esplosione. Tocca le fasciature e le sente viscide, si guarda la mano sporca del sangue di 8 ferite, ma riesce ancora a strisciare, stavolta fino al balcone. Non possono vederlo così, appiattito per terra. 30 anni son passati da quel giorno che i fascisti si sono messi in 100 ad ammazzarlo, e 100 volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere, gira per la città Dante di Nanni, gira per la città Dante di Nanni. Gli avvenimenti che ricordiamo adesso qua, che hanno interessato un'azione militare che la prima brigata GAP svolse e realizzò la distruzione degli impianti della RAI di allora, ebbe poi per degli effetti imprevedibili delle conclusioni anche diverse da quelle che erano state prospettate. L'obiettivo fu abbattuto, ma nel processo delle cose le evoluzioni andarono in una direzione che portarono al martirio di Dante di Nanni e poi di Giuseppe Bravi e di Francesco Valentino, che erano stati feriti e catturati. C'era tempo per la paura, nati sotto la stella, quella più bella della pianura. Avevano una falce e mani grandi da contadini, e prima di dormire un padre nostro come da bambini. 7 figlioli, 7 di pane e miele a chi li do, 7 come le note, una canzone gli canterò. E gli avvenimenti che capitavano in quel momento attorno a Milano, che sono stati anche oggetto di discussione tra gli storici, per noi sono degli avvenimenti che hanno reso celebri la prima brigata GAP di Torino nella guerra antifascista e antitedesca, ma da quell'esperienza abbiamo tratto motivo per rinnovarci, per combattere meglio e vincere la guerra con l'insurrezione del 25 aprile del 1945.